Minasan, konnichiwa, ciao a tutti da Milano, vedete cosa ho qui. Allora, ho beccato su un post su Facebook questa nuova uscita di Spabam, per Spabam, di queste Monster, My Little Princess Monster. E le ho trovate carinissime, le ho trovate ieri, le ho prese ieri in edicola, e la serie abbiamo praticamente 8 che possiamo collezionare, non c'erano tutte l'edicola dove sono andata io, quindi ho preso lei e lei. Vorrei prendere anche questa che mi ricorda un po' Draculora, questa ricorda un po' Ever After Eye, secondo me questa mi ricorda un po' Claudine più o meno, e questa Frankie. Le altre sono un pochino più random. Comunque ho comprato queste bamboline che in realtà dovrebbero poi trasformarsi in fantasmi, quindi una sorta di quelle bambole tipo cupcake, per intenderci. Infatti qui dice Devil or Princess, qui invece dice Ghost or Princess. Ho preso allora queste due, lei è Myra e lei è Agatha, le trovo molto carine. Vediamo subito come sono all'interno. Allora iniziamo con questa, aspettate che abbasso un pochino, vediamo un po'. Ok, molto facili da aprire. Abbiamo una card carina come cosa e dice Devil or Princess Myra, quindi lei in pratica si trasforma in una diavoletta. Sono Myra, una principessa con un grande segreto, vuoi sapere qual è? Tieniti forte, grazie ai miei poteri magici quando provo una forte emozione mi trasformo in diavoletta. E poi dice tipo scopri il contenuto speciale, se volete potete scannerizzare, io non ancora lo faccio. E questa è la nostra bambolozza, che è un sacco carina. Allora, ha questa base, My Little Princess, della serie, la serie My Little Princess, perché fanno pure le principesse, ma mi sembra più carina. Ha questa enorme gonna con le fiamme dell'inferno, tipo. I capelli sono neri da una parte e glitterati, però il glitter è soltanto davanti, tutti scalati. Il trucco è davvero carino, devo dire, c'è un po' di glitter dappertutto, non è praticamente articolata, soltanto può muovere soltanto il busto. Adesso apriamo sotto e vediamo che cosa c'è. Oh, abbiamo trovato una bustina all'interno, questa cosa è nuova. Adesso la apriamo, scusate ma ho allergia che mi sta uccidendo. Qua dice Monster Mask, quindi c'è anche... No vabbè! Viene con una piccola praticamente maschera, tutta nera però, che dovremmo riuscire a mettere a Myra, in teoria. Oddio, i glitter, ho paura per i glitter, ma dovrebbe entrare nel capsule. Ok. Quindi una cosa del genere, che devo dire che va perfetta perché è un materiale simile alla gonna, quindi tipo questa roba di plastica morbida, è molto carina, anche se io la preferisco senza, magari così è più carina ancora. Quindi abbiamo un accessorio, cioè la sua mascherina. Al di sotto, allora, lei non ha corpo, praticamente non ha le gambe, purtroppo, quindi dice che possiamo trasformarla in un diavoletto, quindi se noi ribaltiamo, carina sta cosa, ribaltiamo praticamente la gonna, si trasforma in questa specie di mostriciattolo che è appunto un diavoletto. No, vabbè. Bello, odore di plastica chimica che io adoro, e quindi è così. Mi dispiace che non abbiano le gambe, però c'è questa cosa di poterle trasformare che secondo me è molto carina. Mi piace, vorrei tutta la serie. Allora, costano 7,90 euro, quindi quasi 8 euro, non costano pochissimo, però per quello che ti dà, c'è anche lo stand, direi che la qualità è molto buona. Allora mettiamo Myra qui con la sua card e la bustina e proviamo ad aprire l'altra. Oggi vedrò se riesco a trovare le altre che volevo. Questa l'ho vista, quindi penso che prenderò questa qui e magari poi apriamo le altre in uno short.
Quindi il line-up è lo stesso, lei invece però si trasforma in un fantasmino. Devo un attimo soffiarmi il naso, torno subito perché sto morendo. Ok, ci sono ripreso fiato, apriamo l'altra. Quindi è molto facile aprirle dalla base, consiglio. Allora, vediamo innanzitutto la card di Agatha. Ghost or Princess? Vediamo un po'. Allora, mi chiamo Agatha e sono una principessa esperta di arti magiche, questa mi piace. Nelle notti più buie e tempestose mi diverto a vagare nelle sale del mio maniero trasformata da fantasma. Trasformata in fantasma. Il mio lavoro di editor esce fuori, ma vabbè. Scopri il contenuto speciale, se volete potete scannerizzare il QR code. È carina la cosa che arrivano anche con le card, quindi comunque è un giocattolino ben fatto, secondo me. Allora, anche lei ha la base e dice qui tutto in nero, penso che si legga un pochino, My Little Princess. Lì sotto abbiamo la sua mascherina, che adesso andiamo ad aprire. In questo caso la maschera è... carina, è tutta praticamente bianca perché lei si trasforma in un fantasmino e mi piace molto, molto molto bella, mi ricorda parecchio le Monster High, ricorda un po', allora, come si chiama? Agatha mi ricorda un po' Frankie per i colori, più che altro, e vedete ha anche un occhio di un colore e uno di un altro come Frankie appunto. Peccato che le braccia non sono movibili, i capelli sono viola con il ciuffo davanti glitteroso blu, ha questo toppino moldon nero e la gonna è anche questa qui un po' squishy con i fiocchetti neri questa volta. Adesso la ribaltiamo e la trasformiamo in fantasma. Carino, ci sono un po' di schifezzine sopra, ma è un sacco carino. Questo è il fantasmino di Agatha. No, papà. Ok, ribaltiamo di nuovo, proviamo a metterle la mascherina. E... Ok, non è proprio facilissimo perché il glitter fa un po' da freno, però... Con la maschera praticamente risulta così ed è anche carina, però io preferisco, come ho fatto per Mayra, magari mettergliela su in questo modo, se riesco, perché lei, avendo dei capelli diversi, è un pochino più difficile la cosa, che non vorrei farla andare troppo avanti. Ok, quindi in questo modo credo che la metto in display. Rimettiamola sullo stand. Eccoci qua. E ragazzi, che dire, un attimo che le faccio vedere meglio, stacco, sono un sacco carine, davvero, nel line up, allora vediamo un po', oggi proverò a prendere, se riesco a trovarle, queste tre vorrei, perché quelle di so, anche questa è molto carina, cioè gli artwork sono veramente belli, devo dire, quindi vedrò di beccare le altre e magari di fare la serie completa, perché secondo me sono un sacco carine. Fatemi sapere anche voi se avete adocchiato queste My Little Princess Monster, comunque è una nuovissima uscita di Sbabam, e le trovate in edicola, e noi ci vediamo presto, mattanè!